Buongiorno a tutti, io sono Andrea e mi occupo di sviluppo software e consulenza informatica, principalmente sviluppo applicazioni Android per lavoro e anche siti web. E quindi il talk di oggi è appunto molto semplice, un'introduzione su come vengono realizzate le applicazioni Android. Giustamente Android è un sistema operativo Linux come tutti gli altri, solo che è un po' diverso dal punto di vista dell'interfaccia grafica, però è sempre basato su Linux, quindi siamo in argomento. E poi giustamente voi sapete che c'è un'applicazione per praticamente qualsiasi cosa, cioè ormai il mercato di applicazioni mobili è talmente ampio che sostanzialmente per ogni necessità si può realizzare un'applicazione. Per esempio, non so, volete un'applicazione da regalare ai vostri amici vegani in cui ci sono dei blocchetti di tofu che girano nella foresta e voi dovete sparargli col fucile? C'è Tofu Hunter, fa proprio questo. Oppure volete un'applicazione in cui lo scopo del gioco è scoppiare i brufoli? C'è anche questo, People Popper. Volete un'applicazione per mappare su una cartina geografica tutti i posti in cui siete andati in bagno? Vabbè, questa me la sono inventata. E in realtà c'è e si chiama Places at Poop, e potete condividere anche la mappa con i vostri amici, quindi casomai provatela. Ok, quindi abbiamo visto che c'è un'applicazione per qualsiasi cosa, e il punto fondamentale è come faccio a realizzarla. Per quanto riguarda gli strumenti utilizzati, ci sono alcune cose fondamentali. Innanzitutto, ormai tutti quanti lavorano con uno strumento di sviluppo che si chiama Android Studio, che è la piattaforma, cioè l'ambiente di sviluppo integrato ufficiale rilasciato da Google con licenza open source per realizzare applicazioni Android, che funziona su tutte le piattaforme, e quindi si usa questo per programmare. Com'è che si programma? Si programma sostanzialmente in Java, per qualcuno di voi magari conosce già, è un linguaggio di programmazione abbastanza diffuso anche in ambito enterprise, e che è quello di fatto ufficiale per Android. Esistono anche altre soluzioni, ci sono degli strumenti che ti consentono di usare altri linguaggi, però fondamentalmente lo sviluppo su Android in parte principale si fa in Java. E Java è un linguaggio che usa il cosiddetto paradigma a oggetti, è un linguaggio di programmazione a oggetti. Allora, che cos'è la programmazione a oggetti? In una slide vi farò 6 mesi di corso universitario sulla programmazione a oggetti, sostanzialmente. Ci sono 3 punti fondamentali. La programmazione a oggetti, tutto quanto quello che noi vogliamo inserire nel nostro software è un oggetto. Quindi se io volessi fare un videogioco in cui ci sono dei gatti, il mio gatto sarebbe un oggetto, o meglio, tutti i gatti sarebbero appartenenti alla stessa classe di oggetti che si chiama gatto. E questa classe di oggetti avrebbe delle proprietà, che si possono chiamare anche attributi o campi, e definiscono delle caratteristiche fondamentali. Potrei avere un gatto che ha il colore degli occhi verdi, un gatto che ha il colore degli occhi marroni, oppure il colore del pelo, eccetera, oppure la razza, insomma tutta una serie di caratteristiche che io decido di avere nei miei oggetti, indipendentemente da quali sono. E poi, un'altra cosa fondamentale sono i metodi, che sono dei comportamenti che noi associamo a questi oggetti. Ad esempio, il gatto potrebbe avere un metodo che miagola, quindi quando il mio programma invoca miagola su questo oggetto, si sentirà, magari attraverso la cassa del dispositivo, si sentirà un audio che è il verso del gatto. Ecco. Questo è tutto quello che riguarda la programmazione oggetti. Tutto il resto che si fa negli altri 5 mesi e 29 giorni è roba extra che non serve. Bene. Sì, sostanzialmente questo è la programmazione oggetti, tutto il resto poi potete aggiungerci design pattern e altre cose importanti, ma si imparano successivamente. In Android le schermate sono la parte fondamentale, perché sono degli oggetti che si chiamano activity, e sono degli oggetti anche abbastanza complessi, perché hanno tutta una serie di stati in cui possono essere. Questo è un diagramma che trovate sulla documentazione ufficiale di Android, e vi mostra sostanzialmente gli stati in cui si possono essere le activity. Un'activity può essere stata appena creata, può essere attiva, quindi visibile sul dispositivo dell'utente, può essere, diciamo, sospesa o in pausa, e quindi parzialmente visibile perché magari sta comparendo in quel momento
pop-up di una chiamata, un'altra cosa che copre lo schermo, oppure può essere proprio interrotta, stopped, e quindi c'è un'altra activity che è comparsa sopra quella precedente e quella precedente è stata proprio stoppata. E questo è importante da capire perché non è come programmare in Java su un PC in cui io avvio il mio programma, finché il programma è acceso, so che i dati che ho inizializzato, quindi i campi, gli attributi, eccetera, io li inizializzo e se quell'attributo in quel momento vale 5, anche tra un minuto, se non l'ho modificato, continuerà a valere 5 finché io non lo cambio. Invece su Android non è così. Su Android praticamente è una continua carneficina di activity. Le activity vengono ammazzate e distrutte in qualsiasi momento del sistema operativo, come gli pare, e quindi se non state attenti a programmare in un certo modo, improvvisamente vi troverete che i dati sono spariti, sono diventati nulla e quindi il programma crasha. Prima di fare questo, infatti, Android chiama due metodi dell'activity che sono onSave instant state e onRestore instant state. In pratica, appena prima di cancellarmi tutto, Android mi avvisa richiamando questo metodo qua. E se io scrivo del codice in questo metodo che salva i dati che mi servono nel pacchettino che mi dà proprio come parametro, allora quando faccio il restore mi ritrovo tutto quello che avevo salvato, lo reinizializzo e improvvisamente tutto funziona perfettamente. Tra l'altro questa interruzione, diciamo, è la cosa più tra virgolette complicata da capire all'inizio, perché uno scrive il software che va perfettamente, poi a seconda se il dispositivo ha molte applicazioni aperte o poche si può interrompere in punti diversi, quindi lo testi sull'emulatore va perfetto, poi lo testi su un dispositivo con meno RAM improvvisamente non va più nulla. Invece salvando tutto nel modo corretto si vede che comunque l'applicazione funziona. Bisogna stare attenti infatti all'interruzione anche per una questione del context. Nella documentazione ufficiale c'è scritto chiaramente: se tu giri il dispositivo l'activity viene distrutta. Quindi se io giro il dispositivo tutta l'interfaccia grafica che avevo creato sparisce e ritorna quel discorso lì che mi chiamano il metodo, io mi salvo tutto lo stato, tutte le cose che ho modificato, appena viene girato il dispositivo io faccio il ripristino e quindi l'utente sembra che giri il dispositivo, ah, non succede nulla, in realtà sta continuando a distruggere roba e ricrearla al volo. Perché? Perché c'è un context diverso, cioè il context è tutto un insieme di caratteristiche non solo dell'activity, l'activity è un tipo particolare di context, ma in generale tutte le caratteristiche del dispositivo. Ad esempio, se io giro lo schermo cambia la dimensione dello schermo, cioè la larghezza, quindi io potrei avere in verticale una visualizzazione e in orizzontale la stessa schermata potrebbe avere una visualizzazione diversa, con dei bottoni che sono messi in un posto diverso, perché ovviamente in orizzontale si regola, oppure addirittura che mostra qualcosa di diverso. Per quello quando si gira il dispositivo lui distrugge l'activity e la ricrea, perché deve caricare l'altro file di layout, appunto, che è la visualizzazione dell'interfaccia. Questa è una cosa fondamentale da tenere a mente, quindi un errore da evitare è quello di scrivere l'applicazione senza preoccuparsi dell'instant state, cioè dello stato che viene memorizzato, e quindi dimenticarsi che l'activity può essere interrotta e ricreata in qualsiasi momento. Un altro punto fondamentale dell'applicazione Android è che hanno un file manifest. Il manifest contiene due cose essenziali, poi ce ne possono essere anche altre, però principalmente c'è un elenco di activity. Quindi se io creo dei file Java che sono le mie activity, quindi le mie schermate, oltre alla prima schermata ne aggiungo un'altra, ma non inserisco nel manifest la riga corrispondente, quando cerco di generare l'applicazione va in errore perché non risulta presente quella schermata lì. Ovviamente se voi la create con Android Studio usando la procedura guidata, diciamo, lui andrà automaticamente a generare le schermate e a inserirle dentro. Se invece le fate a mano, come a volte si fa, magari ne ho una già fatta, faccio copia e incolla, devo ricordarmi poi che devo copiare anche la riga della schermata e modificare il nome in modo da avercela. E poi, fondamentale, sulle applicazioni Android ci sono i permessi. Le applicazioni hanno tutta una serie di operazioni che possono fare solo se l'utente dà il permesso. E questo può essere, è diviso in due parti. Ci sono i permessi che si ottengono quando si installa l'applicazione,
ad esempio del Google Play Store, quando voi installate un'applicazione, vi dice: questa applicazione richiede il permesso di leggere i contatti della rubrica o di connettersi a internet o di fare chiamate o mandare messaggi. Tutti questi permessi devono essere inseriti nel file, perché altrimenti l'applicazione, voi potete generarla, potete anche installarla sul telefono, nel momento in cui tenta di collegarsi a internet si spacca e dice: questo programma è terminato in modo anomalo, perché in realtà aveva tentato un'operazione che l'utente non aveva mai autorizzato e quindi si blocca. Allo stesso modo, sulle versioni più recenti di Android ci sono alcuni permessi che non sono in fase di installazione, ma sono in fase di esecuzione. Quindi, siccome si possono cambiare nelle preferenze in qualsiasi momento, quando l'applicazione è in esecuzione, prima di tentare, ad esempio, di scattare una foto, deve domandare all'utente il permesso. E se l'utente l'aveva già dato in precedenza, l'utente non vede nulla e Android fa passare, altrimenti ti mostra una schermata che ti chiede: l'applicazione XY vuole accedere alla videocamera, acconsenti o nega, e tu devi scegliere. E poi l'applicazione deve rifare l'operazione e passare. Se dimenticate i permessi, l'applicazione viene generata, riuscite anche a crearla e avere il pacchettino, diciamo, che si può installare, ma poi in esecuzione non va, cioè si blocca. Bene, per quanto riguarda il layout, abbiamo detto prima, queste sono tutta la parte di interfaccia grafica dell'applicazione. Ce ne sono di vari tipi, ma sostanzialmente il concetto è che ci sono dei blocchi sotto i quali si inseriscono altri blocchi. Quindi se ad esempio ho un layout di tipo linear, quindi tutti gli elementi vanno uno sotto l'altro in linea, io dopo all'interno posso inserire dei bottoni o delle caselle di testo, dei menu a tendina, e tutti questi andranno in linea. Ma uno di questi elementi potrebbe essere un altro layout, che magari è un layout relative, che quindi invece posso usare per inserire gli elementi sotto a destra o a sinistra, e quindi vado a fare una struttura, diciamo, innestata, e quello che devo fare io è praticamente ragionare su come voglio che l'interfaccia venga fuori e di conseguenza progettare l'elenco di layout uno dentro l'altro. Quindi se dico: ok, voglio tutti i bottoni su una linea, allora metterò un unico linear layout, eventualmente dentro una scroll view se voglio che scorra perché è troppo lungo, e dopo ci metto i bottoni direttamente. Se invece voglio una cosa più complessa, devo ragionare bene su come voglio il layout e di conseguenza lo progetto. C'è uno strumento dentro Android Studio che vi permette di trascinare i componenti dentro, però quello va bene nei casi semplici, poi alcune aggiustatine sul codice si fanno, perché sennò comincia a diventare complicato fare alcune robe. Magari se trascino, lui pensa che io intendo una cosa, invece ne intendo un'altra, allora si ritorna il codice e si fa prima. Poi, quando voi disegnate l'interfaccia, ricordatevi sempre che Google ha pubblicato una serie di linee guida che si chiama Material Design, che adesso nelle ultime versioni di Android, diciamo dal 5 in su, di fatto anche le applicazioni standard di Android usano tutte lo stile Material, però nelle versioni prima non era così. Se voi installate delle applicazioni Android fatte in vari periodi, diciamo, vi accorgerete che non tutte hanno lo stesso aspetto. L'obiettivo delle linee guida è quello di far sì che sostanzialmente le applicazioni abbiano un aspetto omogeneo, quindi uno stile uniforme, che uno cambia applicazione ma dice: ok, sono sempre su Android, non sto saltando da chissà che altro. Ad esempio, questa è un'applicazione CCPSync, che è un'applicazione VoIP, usa uno stile di Android classico precedente alla versione 5, che non è affatto Material Design come nelle linee guida. Se voi provate l'applicazione News Meteo di Google, vedrete che lo stile invece è quello Material classico, quindi c'ha degli elementi abbastanza semplici e piatti, delle ombre piazzate su alcuni elementi che devono essere in rilievo rispetto agli altri, e ad esempio il menu con l'icona a sinistra, in alto a sinistra, con le tre linee che si chiama menu hamburger di solito, fa venire fuori un pannello laterale e così via. Vi consiglio di seguire le linee guida, perché tanto sul sito sono spiegate in modo abbastanza chiaro, danno anche dei consigli sulle dimensioni dei margini, ad esempio, le dimensioni del testo, eccetera, in modo che uno fa l'applicazione, la fa andare su Android e dice: ok, questa effettivamente si vede che è un'applicazione Android e ha l'aspetto che
tutti quanti pensano che sia legato alle applicazioni Android e funziona, ai bottoni nei posti giusti, in modo che uno che la usa per la prima volta, intuitivamente, se ha già usato altri programmi per Android, riesce a capire come va. E per fare questo in un modo un po' più semplice, Google vi mette a disposizione la support library, e di default è già inserita praticamente in Android Studio. Se create un progetto nuovo, ve la butta dentro senza dirvi nulla. E questa è una libreria di Android che vi fa il 90% del lavoro per quanto riguarda l'uso del material design, anche su versioni di Android più vecchie, a partire dalla 4.0, mi sembra. E quindi se voi fate un'applicazione, ovviamente non la fate solo per Android 6 o Android 7 che è uscito giorni fa, perché dopo non la installa nessuno, la fate da, magari da Android 4 in su. Perciò questa libreria vi modifica lo stile di standard dell'applicazione e vi automatizza tante cose, quindi voi vi trovate che per buona parte l'applicazione è già conforme alle linee guida anche sulle versioni Android più vecchie. Nonostante questo, vi consiglio di stare attenti ad alcuni dettagli, perché si notano, cioè sembrano una cosa stupida, ma si notano. È come usare un telefono nuovo e avere un graffio di 2 mm in mezzo allo schermo. Dice, vabbè, sono 2 mm, sì, però lo vedo e continuo a vederlo in continuazione. Se voi usate un'applicazione che non fa attenzione a questi dettagli, vedrete ad esempio che nelle versioni di Android prima dell'API 21, che è la, diciamo, Android 5, le barre in alto del titolo non hanno l'ombra, mentre le altre applicazioni che sono più curate ce l'hanno, quindi uno passa da una schermata con l'ombra all'altra senza e continua a cambiare e non capisce perché sta roba, perché la support library sulle versioni vecchie che non supportavano le ombre native non la mette. Bisogna inserire, diciamo, un'ombra finta con un disegno sfumato che viene messo sopra, e dopo c'è un esempio comunque. E, al contrario, se voi fate un progetto di default con Android Studio, la barra sopra, diciamo sì, delle notifiche, dovrebbe essere completamente piatta, invece è trasparente, quindi la barra del titolo fa un'ombra anche sopra e quella va tolta, cioè va coperta dal colore uniforme. Perché se uno legge le linee guida vede, ma questa cosa non corrisponde a quello che c'è scritto sulle linee guida. Le applicazioni che le implementano bene lo fanno, e se uno non sta attento poi si vede. Quando ho fatto un'app e mi è venuta fuori quell'ombra lì, ho detto, perché? Chi l'ha messa? No, l'ho messa io. E non corrispondeva effettivamente a quello che doveva essere. Ok. Poi un'altra cosa a cui stare attenti, ad esempio quando si fanno tutte le applicazioni che devono fare operazioni lunghe, come connettersi a internet, o connettersi a una pagina web, scaricare un documento, qualcosa, perché non so quanti di voi hanno nozioni basi di sistemi operativi, comunque sostanzialmente l'applicazione è un programma che viene eseguito cioè linearmente, un'istruzione dopo l'altra, e questo è un thread singolo, diciamo, si chiama. Ma se voi fate tutte le operazioni di rete sulle thread dell'interfaccia grafica, quando io premo un bottone tipo scarica, per 10, 15, 20 secondi l'interfaccia diventa completamente bloccata e non fa più nulla, perché lui sta scaricando da internet il file, poi quando ha finito mi torna a disposizione. Questo viene bloccato, nel senso che se provate a farlo si impianta tutto, anzi probabilmente non vi lascia neanche generare il programma, perché non va fatto così. Voi dovreste avere un'applicazione che, se premo un bottone, ok, magari mi mostra una barra di caricamento, però nel frattempo si muove il telefono, cioè posso usarlo. E quindi si usa uno strumento che si chiama Async Task, che viene messo a disposizione sempre da Android, che praticamente mi va a creare un thread secondario che fa tutte le operazioni lunghe, bloccanti, eccetera, che voglio. Può durare anche un minuto o due, non importa. Poi, quando ha finito, io aggiorno la mia interfaccia, quindi dove avevo messo una barra di caricamento, la nascondo e metto il risultato finale dell'operazione o quello che voglio fare. E la Sync Task è comodo perché è abbastanza semplice, è una classe che viene fornita da Android, e mi basta inserire, diciamo, il codice dove voglio dirgli cosa deve fare durante quel periodo e cosa deve fare quando ha finito l'operazione, a seconda se è andata bene o se è andata male. Ok. Poi un'ultima cosa da tenere a mente quando si creano le applicazioni sono i drawable, che sono delle risorse grafiche praticamente.
se potete, se dovete mettere delle immagini eccetera sull'applicazione Android, preferite le risorse vettoriali, perché i dispositivi Android ci sono in un sacco di varianti, con schermi ad alta definizione, schermi a media definizione, tablet che sono molto larghi, telefoni piccoli. Quindi le risorse vettoriali si possono scalare, perché sono geometriche, sono fatte da forme geometriche, quindi si possono ridimensionare in tutti i modi e vengono comunque visualizzate nitide. Altrimenti dovreste generare varie versioni dello stesso disegno a varie dimensioni in pixel, e poi Android, a seconda delle caratteristiche del dispositivo, sceglie automaticamente, cioè non automaticamente, sceglie, se io ho detto che quella media è grande tot, mi prende quella media. Quella grande la mette sui dispositivi più alti, eccetera. Quindi, nel dubbio, se potete, se dovete mettere loghi, cose semplici, script, eccetera, usate sempre le risorse vettoriali. E Android Studio vi consente di importarle comunque e usarle in vettoriale. Se potete importare, ad esempio, dei file SVG, se qualcuno li conosce, sono dei file vettoriali molto diffusi, si possono importare dentro anche per le icone, eccetera. E poi, diciamo che quello che è il vantaggio di Android è che il codice vecchio funziona anche sulle versioni di Android più recenti, ma io posso avere delle risorse, diciamo, dei layout o altre cose, che funzionano solo su dispositivi recenti, quindi io metto una risorsa base molto semplice che va su tutto, poi la sovrascrivo sulle versioni di Android più recenti. E questo trucco lo possiamo usare per il discorso della barra, ad esempio sulle versioni vecchie di Android manca l'ombra, quindi io metto un'immagine semitrasparente che fa, diciamo, l'ombra. Dalla versione 21 in su io sovrascrivo la risorsa con una cosa praticamente invisibile, in modo che entra dentro l'ombra vera. Quindi voi potete avere l'applicazione che ha delle differenze a seconda della versione di Android su cui sta girando. Quindi l'applicazione può usare delle cose più semplici sulle versioni vecchie e che non sono supportate, magari cose più complicate, invece le cose complicate e più recenti si possono aggiungere sulle versioni di Android più recenti, in modo che ognuno ha l'esperienza più adatta al suo dispositivo e non ha problemi. E invece poi l'icona proprio dell'applicazione, cioè quella che io vedo nella mia schermata home o nel menu dei programmi, si chiama Mipmap, e sono delle immagini, invece queste sì, in pixel a varie risoluzioni, però Android Studio mi dà la possibilità di importare un'icona e automaticamente gli dico questa è un'icona di programma, e lui mi genera da solo tutte le immagini alle dimensioni corrette, le mette nella cartella giusta, e quindi io semplicemente importando un singolo file ho tutte le icone generate in automatico, è più comodo che farle a mano. Il vantaggio dello sviluppo di Android è che è una piattaforma molto aperta, quindi si possono trovare tantissime librerie fatte da altre persone che mi semplificano il lavoro per tante cose. Ci sono librerie per caricare immagini dalla rete, quindi voglio visualizzare un'immagine, ma un'immagine su un sito esterno, c'è una libreria che mi carica l'immagine in automatico quando è caricata per la mostra. Se c'è un errore mi mostra un'altra immagine, eccetera. E tutto questo scrivere ogni volta diventa pesante, perché sono sempre le stesse cose. C'è chi ha fatto una libreria che funziona bene, quindi io uso la libreria esterna e la importo nel progetto. Molte sono open source, ovviamente open source vuol dire che posso usarle, ma hanno comunque una licenza, quindi in qualsiasi caso rispettate le licenze delle librerie. Molte librerie, praticamente tutte, ti dicono che puoi usare la libreria nella tua applicazione, però devi dire che usi questa libreria, quindi ci sarà una schermata con le impostazioni, di solito si mette l'ultima voce licenza open source, uno clicca là, vede questa applicazione usa le seguenti librerie, metto il nome, metto la licenza, dico chi l'ha fatta e così per tutte le librerie, e quindi rispetto anche, cioè open source non vuol dire faccio il cavolo che voglio, vuol dire ho una licenza che mi dà tante libertà, ma devo anche rispettare quello che mi viene richiesto. Ok, allora per mostrare tutto questo discorso che abbiamo fatto finora, ho detto vabbè, facciamo un'applicazione, e quindi ho creato la Graph App, che potete trovare all'indirizzo trovate il codice sorgente dell'applicazione, tutto il progetto che potete importare su Android Studio e aprire direttamente, e così potete vedere sostanzialmente quelle cose che ho appena detto. Quindi è un'applicazione molto semplice,
Prima di fare un'applicazione, vi consiglio di avere sempre un'idea chiara di cosa volete fare e come dovrà, più o meno che aspetto dovrà avere, che schermate dovrà avere e che funzionalità dovrà implementare. In questo caso l'idea era di avere una singola activity, quindi una schermata sola, che si colleghi al feed RSS del Grappaloo, cioè un file sul nostro sito che contiene la lista di tutte le ultime notizie. Da questo file l'applicazione prende il titolo delle notizie e il corrispondente link e semplicemente ne prende una a caso e me la mostra sulla schermata iniziale con titolo in grande e link in piccolo cliccabile. Poi avrà un bottone fluttuante, diciamo sull'angolo in basso a destra, che se io premo rifà l'operazione da capo, quindi si riconnette a internet, riscarica il feed eccetera e ne mostra un'altra. Quindi qua vi faccio vedere praticamente Material Design, perché c'è quello classico, il discorso dell'ombra a seconda della versione di Android, con una risorsa che viene sovrascritta a seconda della versione, il collegamento alla rete, perché si deve collegare a internet e scaricare un file, quindi lo fa su una sync task, e inoltre c'è il discorso della rotazione dello schermo, perché quando ruota lo schermo, nel codice dell'app c'è il salvataggio di quelle due cose che vengono visualizzate lì, in modo che se io ho caricato una notizia e giro lo schermo non faccia il caricamento di nuovo, ma mi mostri quello di prima e posso continuare così finché non premo io il bottone e allora lo ricarico. Quindi com'è che ho fatto? Sostanzialmente sono partito dalla creazione del progetto in Android Studio. C'è una procedura guidata quando si fa un nuovo progetto. Ti chiede innanzitutto, diciamo, il nome dell'applicazione e il dominio, perché le applicazioni hanno il nome e un dominio che serve per distinguerle se ci sono due persone che fanno un'app con lo stesso nome. Quindi io metto andrealazzarotto.com, che è il mio sito, e quindi il nome dell'app ufficialmente sarebbe com.andrealazzarotto.grappaapp. Quello è il nome univoco per tutti. E poi quello che gli scrivo io sul video è solo grappaapp. Si va avanti e mi chiede adesso che tipo di applicazione è. In questo caso è un'applicazione per telefoni e tablet, non è per TV, robe varie. Come versione di Android minimal, io do sempre la P15 di solito, perché vuol dire Android 4.0, in modo che diciamo il 97-98% dei dispositivi che ci sono adesso, compresi quelli che sono ancora in uso ma che erano stati comprati anni fa, è coperta. Ormai nessuno usa Android 2.2, quindi... perché poi più abbassate la soglia, meno funzioni avete a disposizione, che dovete adattarvi al telefono in modo diverso. Poi c'è una gallery che mi dà dei modelli, diciamo, di activity già pronte più o meno. C'è l'activity di login che ha un pezzettino di codice di esempio, un'activity vuota. Io invece ho preso l'activity basic perché aveva già il bottone fluttuante, così non ho dovuto rimetterlo io. Aveva anche il menu delle impostazioni, però quello l'ho cancellato perché non mi serviva. E infine mi chiederà il titolo dell'activity, quindi che nome fargli e che nome dargli, e se voglio anche che mi generi lui un file di layout associato. E gli ho detto sì, così dopo vado a modificare quello direttamente. Facendolo partire subito, premendo play e avendo configurato un emulatore Android nelle impostazioni, mi parte già l'app, che non fa assolutamente niente, però è esattamente quello che avevo impostato io, cioè un'activity basic con il bottone sotto e il menu delle impostazioni. Da questo momento io posso cominciare a modificare, oppure posso anche testarla sul cellulare se ho il cellulare Android collegando col cavetto USB e attivando le impostazioni di debug. E quindi io provo l'app direttamente sul telefono. Ora cos'è che manca? Principalmente dobbiamo sistemare la barra superiore, per il discorso design primo, così sfruttiamo anche l'idea di avere delle risorse diverse a seconda della versione di Android, possiamo vedere come va. Bisogna cambiare i colori e bisogna infine mettere l'icona del bottone, quindi ho importato un'icona Material Icon dagli asset vettoriali che Android Studio contiene già la libreria delle icone di Google, diciamo. Quindi ne ho importata una con le freccine tipo caricamento, da sostituire a quella bustina lì che non c'entrava nulla con quello che volevo io. Le icone di default vengono importate nere. Se voi aprite il file, vedete c'è una riga dove c'è il colore, basta modificare il colore e diventa bianco.
Quindi ho fatto queste cose qua, poi nel codice vedrete come è fatto. E alla seconda esecuzione avevo anche già aggiunto una barra, un progress bar in mezzo, e avevo modificato un po' il testo in cima, viene fuori così. Questa è una versione di Android più vecchia, e vi fa vedere che comunque l'ombra si vede, perché quella è un'ombra finta, diciamo, una sfumatura messa per simulare lo stesso effetto. Ora c'è da sistemare il codice di caricamento, quindi proprio la connessione al sito del Kapalug, salvare quel file lì, scegliere i titoli, eccetera, e gestire lo stato quando si ruota il dispositivo. E poi, come ultima cosa, la funzionalità del bottone. Cioè, il bottone ha un evento che si chiama onClick, che per motivi storici si chiama onClick, anche se in realtà sarebbe onTap. Quando io tocco il bottone, lui fa quello che deve fare, quindi si stava già caricando e non fa nulla. Se invece è fermo, avvia un caricamento nuovo e mi cambia notizia visualizzata. Poi ho dovuto dargli i permessi di accedere a internet e queste cose qua, ovviamente. E come risultato è la grappa app praticamente finita, che quindi mi mostra una notizia a caso con link cliccabile. Come ultima cosa che ho fatto è stato importare l'icona. Cioè, sono andato su impostazione di bitmap. Tipo di icona, ho messo icona launch, quindi quello del menu delle applicazioni. Ho scelto il logo del Grappalug, poi ho usato gli effetti che mi dà, ho messo uno sfondino bianco, ho scelto il quadrato come forma, e quindi lui mi ha generato questa serie di icone. Ho salvato e l'applicazione è pronta praticamente, e la trovate all'indirizzo che vi ho messo prima, poi sul sito avrete le slide da scaricare. Ovviamente poi uno decide di aggiungere altre schermate, di aggiungere altre funzionalità, altri bottoni e tutto quello che volete. Però le cose principali sono queste, poi da qua si può espandere finché si vuole. E vi ho messo link di approfondimento, un articolo che si chiama Building Your First App, che è sulla documentazione ufficiale di Android, quindi proprio la guida dello sviluppatore scritta da Google. Poi un altro articolo che è molto, molto accurato, si chiama Scrivere la propria prima applicazione Android, tutto quello che dovete sapere. Quindi è anche abbastanza lungo, c'è anche un video che riassume i concetti. E poi ho trovato su internet un corso in e-learning che si può registrarsi gratuitamente, che è un corso di coding su Android. Quindi potete andare là e guardarvi le video guide, le video lezioni e provare. Questo è più o meno tutto quanto, naturalmente poi farò vedere l'applicazione dal vivo. Se ci sono delle cose che volete chiedermi, ditemi pure. L'altro video, la fine come funziona, come gestisce? È una domanda un po' topic. Lì, quelle sono applicazioni che vengono scritte in buona parte, diciamo HTML, CSS, esatto. Sì, sì. Ma come che gestisce? Se io per esempio faccio lo scroll, com'è? E là praticamente in realtà l'applicazione in sé è una, di solito sono pochissime activity con una gigantesca web view, è come avere un sito incastrato dentro un'app. Quindi faccio un sito mobile, poi lo incastro dentro un'app, c'è un pezzo di codice che va comunque scritto per gestire alcune cose, tipo se devo catturare una foto, lo faccio anche con Gap o con Cordova, quello che vuoi. Comunque devo scrivere un codice diverso su iOS e un codice diverso su Android per collegarmi con la fotocamera. Quindi c'è l'applicazione ibrida, diciamo, ti dà il vantaggio che magari 60, 70, 80% di codice lo riutilizzi, ma il pezzo mancante comunque devi scriverlo diverso, perché si deve integrare, interfacciare due cose completamente diverse. E chiaramente quello ha il vantaggio che ha uno sviluppo più, di solito più rapido, se uno si trova meglio appunto anche con HTML e CSS. D'altra parte le applicazioni ibride di solito sono meno integrate, nel senso si vede a volte che non sono native, poi dipende uno se le fa in un certo modo, no? Però questo è. Poi i due ambienti, cioè PhoneGap eccetera, ha creato due, diciamo, strutture base, una che va per iPhone e una che va per Android, e queste strutture base integrano il codice che metto io. E quindi sono praticamente dei player
se avessi una macchina virtuale su Android o su, è per dire un termine un po' sì, approssimativo, però insomma ti fai capire l'idea. Ok, un'altra domanda? Bene, vi ringrazio. Adesso vi lascio a Cristian che farà il laboratorio.